lago di Campotosto. Pezzo di strada che fa da Campotosto a, sostanzialmente, io ho messo a Matrice, quindi sto andando verso di là. È molto, sarebbe bello da guidare perché anche qua tante curve belle da fare, ma è molto molto sporco. In alcune curve c'è proprio della sabbia, fitta sabbia, quindi è pericolosino, bisogna andare pianino. Come qua, qua c'è un sacco di sabbia, tutto in curva sono. Questo, che non so che paese sia, anche lui devastato dal terremoto, appena sopra il lago di Campotosto. L'avevo sentito che anche qui a Campotosto c'erano stati danni. Dalla telecamera tutte queste gru. Qui siamo all'Aquila, ormai credo sono passati quasi 10 anni, no, dal terremoto, forse non mi ricordo se era 2008 o 2009. Resta il fatto che io ci sono venuto anche l'anno scorso, e anche l'anno scorso mi sono reso conto che è tutto fermo, è tutto un cantiere, è tutta un'impalcatura. Il centro è assurdo che dopo così tanto tempo sia ancora così. Queste strutture sono ancora così dal terremoto. Cioè, ce ne rendiamo conto che sono passati 10 anni? Guarda queste qua. Che pazzesco. Adesso io l'ho solo sfiorata l'Aquila, anche il centro, ma io l'anno scorso l'ho girata un po' a piedi in tutte le vie del centro, ed è tutta un'impalcatura, ed è ancora tutto demolito, è tutto fermo. Ora sto salendo a Ovindoli, sempre in provincia dell'Aquila, dove pernotterò sia oggi che domani. Che figo, guarda quante, minchia, quante palle di fieno. Cioè, io abito in campagna, ma così tanti insieme non le ho mai viste. Figata di posto, però. Bellissimo, eh.